comunità famiglie di Betlemme, è il 23 giugno. La lettura domenicale alla messa di oggi riportava l'episodio di una tempesta che travolge una imbarcazione in cui si trova, insieme a Gesù, si trovano gli apostoli. È un miracolo strepitoso che avviene. Beh, il lago di Genezaret, il mare di Galilea, come lo chiamavano, è stato testimone di miracoli strepitosi. Ricordiamo la pesca prodigiosa, o Gesù che cammina sulle acque e così via. Ma in pochi versetti il Vangelo riporta questo episodio che ci dovrebbe far riflettere, in cui dice che avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli, Gesù, dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: "Salvaci, Signore, siamo perduti." Ed egli disse loro: "Perché avete paura, gente di poca fede?" Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. Tutti pieni di stupore dicevano: "Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?" Eh sì, Gesù era là, però dormiva. E forse questo potrebbe dare una chiave di lettura con episodi che attraversa la nostra Chiesa cattolica e anche l'inavvedutezza di chi pretende in situazioni del genere di mettersi al timone e di adesso ci penso io. Invece si tratta di interpellare Gesù. E parliamo della barca di Pietro. Si dice barca di Pietro è una figura della Chiesa, in realtà la barca non è di Pietro, la barca è di Gesù, la Chiesa è di Gesù. Però è un'espressione che si usa e che anche fa riferimento a alcune rivelazioni date a alcuni mistici da parte del Signore stesso sull'andamento di questa barca che sembra fragile, sembra esposta a troppi venti, a troppe ondate, eppure regge nei secoli ed è un prodigio. Una delle notizie di questi giorni è un arcivescovo italiano, Viganò, che sarà processato al Vaticano per reato di scisma. Questo vescovo, non sto a ripetere tutta la storia, ma in pratica anni fa addirittura ha pretesto di pretendere che il Papa si dimettesse, ma la Chiesa non è mica un organismo politico come tutti gli altri, è un corpo spirituale meraviglioso e segue tutti altri andamenti, come quello che vediamo in questo episodio della tempesta placata dal Signore. Gesù c'è, si tratta di ricorrere con fiducia e umiltà a Lui e imparare da Lui. Purtroppo da diverso tempo girano nella Chiesa delle letture del ruolo del Papa in chiave canonica e ho sentito da diverso tempo un disquisire se questo Papa attuale, Papa Francesco, è legittimo o no, e quindi la distinzione tra munus e ministerium. Diventiamo tutti giuristi esperti di diritto canonico. Io ho fatto un paio d'anni all'Istituto Teologico di Assisi e il diritto canonico era la materia più ostica. E invece la Chiesa non è soggetta al diritto canonico degli uomini, è soggetta a Cristo che ha dato la sua vita per il bene della Chiesa, per il bene nostro. E allora Gesù rimane fedele a quello che ha promesso: sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, fino alla fine della Chiesa, e la Chiesa non soccomberà proprio perché io sarò con voi. È con noi anche in questo episodio di questo arcivescovo Viganò che ha preteso di
indicare le dimissioni del Papa e che poi, per un altro capo di imputazione, sarà sottoposto a questa denuncia di scisma per rinnegare il Concilio Vaticano II. Beh, qui dobbiamo dire che in questo tempo e da diverso tempo ci sono non pochi cattolici che sentono di avere qualcosa da dire o qualcosa che non comprendono su certe cose che compaiono nella Chiesa e che stravolgono delle verità che sono state nei secoli. Marcello, il profeta che ha fondato questa comunità, ha avuto nell'81 una prima grande profezia in cui il Signore interpellava la sua Chiesa e i sacerdoti re di non tagliare rettamente e fermamente la parola di Dio, di non riportarla fedelmente, ma di aggiornarla un po' secondo le mode del tempo. Ci sono anche mode culturali. Allora, questo episodio di questa scomunica ormai che si avvicina a questo arcivescovo che non ha fatto intenzione di comporre la cosa in Vaticano, dove sarà chiamato presto. Questo episodio dovrebbe farci apprezzare meglio quello che è la Chiesa, questo meraviglioso organismo in cui siamo inseriti per grazia di Dio e in cui vogliamo rimanere fedeli alla Chiesa. Certo, lo stesso San Francesco nella sua regola prevedeva che se un superiore indicava, diceva di fare cose proprio chiaramente male, cattive, allora il sottoposto doveva disobbedire. Questo vige un po' in tutti i regolamenti. Mi ricordo quando feci il servizio militare, mi posi un problema etico riguardo al giuramento. Mi chiedevo, ma se il superiore mi dice di fare qualcosa, io giuro a lui fedeltà. Invece mi fu detto, no, se c'è un ordine manifestamente ingiusto, il sottoposto può e deve disubbidire. Ci sono certe cose che uno può fare le sue rimostranze. Io da tempo, da quando è uscita la benedizione della coppia gay, porto un segno di lutto. Quando uscì la prima esternazione del Papa, disse noi a giudicare, sempre a proposito dei gay, scrissi al Papa e fece anche un lungo periodo di penitenza sulla piazza del comune di Assisi. Uno può fare, come no, può dire la sua, ma non con quella credine. Se siamo chiamati ad amare anche i nemici, figuriamoci il nostro Papa, è scritto: non parlerai male del capo del tuo popolo. Certo, il Papa ha una responsabilità tremenda di fronte a Cristo nel giorno del giudizio, quel manto papale pesa tantissimo. Perché nelle sue mani, e così Dio ha stabilito, c'è il destino, la salvezza di tante persone. Quindi non è una cosa leggera. Quando vediamo che il nostro Papa sbagliasse evidentemente, siamo chiamati. Io ho fatto anche nei miei video un paio di video in cui in uno l'ho intitolato Quando il Papa sbaglia, citando le Sacre Scritture che prevedono che Pietro poteva sbagliare e Paolo lo riprendeva. Oppure Papa non ci indurre in tentazione rispetto a certe affermazioni tipo l'inferno lui preferisce che non ci sia, ma l'inferno c'è. Allora è un momento non facile, ma la cosa importante è che ci atteniamo a quella carità, a quel rispetto dovuto per chi il Signore ha preposto a noi. Questa è l'umiltà vincente e che prelude al vero amore. Amore e pace.